Diamo loro una doccia nelle nostre case, che a sé spesso si trasformano in piccole mense, in cenacoli di preghiere, in dimore fraterne, specie quando gli aiuti di Stato sono insufficienti. I nostri armadi poi si svuotano di vestiti, ma nello stesso tempo le nostre vite si riempiono di grazie. Diritto di vivere. Piangeremo per questi nostri morti e continueremo a pregare per loro come ci ha insegnato lei. Care famiglie, anche tutte le famiglie che sono collegate mediante la televisione e l'internet, una piazza che si allarga senza confini. A volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio. E forte, alcune volte io dico volano i piatti, si dicono parole forti, ma se